Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con la nostra informazione, apertura dedicata alla cronaca. Con il femminicidio di Mister Bianco emergono alcune novità dalle indagini. La vittima avrebbe avuto un rapporto sessuale prima di essere uccisa. Inoltre, secondo gli inquirenti, il figlio letto dei due sarebbe stato sveglio mentre in casa si consumava la tragedia. C'è un particolare che non è sfuggito agli investigatori che indagano sull'omicidio di Luana Finocchiaro, la donna di 41 anni trovata strozzata nella sua abitazione di Mister Bianco. Vicino al corpo senza vita della donna, trovato al lato del letto, c'era un biberon pieno di latte. Biberon che la mamma non ha potuto dare al suo piccolo di 4 anni che era in casa, forse in un'altra stanza, al momento del delitto. Il bimbo è anche figlio di Vincenzo Di Mauro, il sorvegliato speciale di 37 anni che i carabinieri hanno fermato e portato in carcere. Per domani, a Piazza Lanza, è stato fissato l'interrogatorio di garanzia. Domenica, Luana e Vincenzo si erano visti e avevano trascorso del tempo insieme nell'abitazione di via Giuseppe Garibaldi. Nel pomeriggio avevano anche avuto un rapporto sessuale. Blitz antimafia dei carabinieri del ROS, di quelli del comando provinciale di Messina, che all'alba hanno eseguito 13 ordinanze di custodia cautelare in carcere per 17 omicidi compiuti tra il 93 e il 2012 nel messinese. I carabinieri del ROS, del comando provinciale di Messina, hanno eseguito una ordinanza cautelare emessa nei confronti di 13 indagati per omicidi aggravati dalle finalità mafiose. 17 gli omicidi compiuti nel messinese tra il 1993 ed il 2012. Operazione Gota 6, in manette anche il mandante di Beppe Alfano, il giornalista corrispondente della Sicilia, ucciso l'8 gennaio del 1993 a Barcellona Pozzo di Gotto. Tra i vari collaboratori di giustizia che hanno supportato gli inquirenti nel corso delle loro indagini, anche Carmelo D'Amico, ex braccio armato della famiglia mafiosa dei barcellonesi. È stato freddato con due proiettili. Leonardo Previti, 66 anni, ucciso ieri sera con colpi d'arma da fuoco a Fiumefreddo in un agguato scattato vicino alla sua abitazione. I carabinieri non escludono che il delitto sia riconducibile nell'ambito della criminalità organizzata locale. I carabinieri della compagnia di Giare sembrano non avere dubbi sulla matrice mafiosa dell'agguato di ieri sera. La vittima Leonardo Previti, di 66 anni, con numerosi precedenti penali, viene indicato infatti come presunto componente della cosca Brunetto, che opera nella zona dell'area Ionico-Etnea, cosca satellite del clan Santa Paola. La vittima è stata attesa a casa dai sicari che si sono piazzati nel giardino retrostante, hanno sparato 7 colpi di pistola, due dei quali hanno attinto la vittima designata, due colpi 7 e 65 che non hanno dato scampo a Leonardo Previti. Le indagini sono coordinate dal PM Marco Bisogni. Come diciamo, la pista privilegiata è quella mafiosa. Aveva chiesto e ottenuto attraverso Facebook foto intime da una undicenne catanese, nonostante fosse con certezza a conoscenza dell'età della bambina. È l'accusa contestata ad un disoccupato di 20 anni della provincia di Caserta, che è stato denunciato in stato di libertà per adescamento allo scopo di procurarsi pornografia minorile da investigatori del compartimento della Polizia Postale Sicilia Orientale di Catania. Il sostituto procuratore Valentina Botti ha firmato il decreto di fermo indiziario di delitto per quattro persone, padre e tre figli, sono accusati di omicidio volontario in concorso. Una rissa finita in tragedia. È la prima ricostruzione dell'omicidio di Giuseppe Vezio, 64 anni, accoltellato ieri a Vittoria. I carabinieri hanno fermato quattro persone, Gaetano Pepi, 70 anni, e i suoi figli Antonino, Alessandro e Marco, rispettivamente 42, 38 e 26 anni, tutti agricoltori. Secondo gli investigatori, la vittima avrebbe impedito l'accesso ad una trazzera che conduceva ai campi e dalle parole si è passato poi alle vie di fatto. L'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore di Ragusa Valentina Botti, che ha interrogato fino a tarda sera i fermati. Si deve accertare con certezza chi ha sferrato i fendenti mortali, qualcosa in più potrebbe rivelarla l'arma del delitto, che non è stata però ancora ritrovata.
Entrano nel vivo i festeggiamenti a Gattini. Oggi le carrozze del Senato in via Etnea, a bordo, oltre al sindaco e a diversi assessori, anche una giovane studentessa, una bimba di 8 anni che frequenta il plesso di Vaccarizzo della scuola Fontana Rossa. A mezzogiorno, come da tradizione, la carrozza del Senato e la berlinetta hanno lasciato il municipio di Catania per raggiungere la chiesa di San Biagio. Sono iniziati così, con l'omaggio delle autorità cittadine e degli antichi ordini militari e cavallereschi, i festeggiamenti in onore di Sant'Agata. Sulla carrozza settecentesca hanno preso posto il sindaco Enzo Bianco, il commendatore Luigi Maina, presidente onorario delle celebrazioni agatine, il direttore generale del comune Antonella Liotta, l'assessore Valentina Scialfa e la piccola Sabrina Di Matteo, di 8 anni, un'alunna dell'istituto comprensivo Fontana Rossa che aveva scritto una lettera al primo cittadino esprimendo il desiderio di partecipare alle celebrazioni. A bordo della berlinetta invece il vice sindaco Marco Consoli e altri componenti della giunta, gli assessori Giuseppe Girlando, Rosario D'Agata, Angelo Villari e il presidente del comitato Festa di Sant'Agata, Francesco Marano. Il corteo barocco, detto anticamente processione della luminaria, preceduto dalle 12 candelore, ha raggiunto l'antica chiesa di Sant'Agata alla Fornace, per poi rientrare in cattedrale per l'offerta della cera, con la suggestiva esecuzione del solenne inno di ringraziamento Te Deum. Stasera i festeggiamenti proseguiranno in Piazza Duomo con i tradizionali fuochi della sera del 3, con i celebri spettacoli piromusicali e l'inno trionfale alla Santuzza. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi. Vi ricordiamo di seguirci attraverso i nostri giornali online di riferimento. Grazie per l'attenzione. Alla prossima. Giro di vita alla regione per gli assenteisti. A quanto pare nell'ultimo trimestre del 2015 ci sono state delle giornate non lavorative per oltre il 10%, mentre per quanto riguarda il rimanente 90% si tratta di permessi, ferie e malattie.